fondamentalmente noi l'anno scorso usciti dal lockdown, quindi la prima occasione possibile, ci siamo visti tutti quanti, abbiamo affittato una casa sul mare, in un resort in mezzo alle dune, proprio in mezzo al nulla, e siamo stati quasi 2 settimane chiusi lì dentro per buttare giù comunque le idee del disco nuovo. E il pezzo gigante è nato appunto perché nel modo di trovare i vari spunti per i pezzi, chiaramente quello di riscoprirci non solo, come già sapevamo d'altronde, non solo colleghi ma anche amici, l'abbiamo voluto mettere su foglio, ecco. Il fatto che durante il lockdown eravamo un po' preoccupati perché rispetto ad altri artisti avevamo poca ispirazione. Eravamo preoccupati per questo perché non riuscivamo a scrivere. Quindi avevamo buttato giù qualche idea così a distanza e non ci piaceva per niente. La cosa bella è proprio che appena ci siamo visti, già dopo 2 ore, e abbiamo iniziato a scrivere e non ci siamo fermati per 2 settimane. E in questo pezzo appunto avevamo l'idea, diciamo, embrionale di come doveva essere l'atmosfera, cosa che poi abbiamo spiegato in un certo senso a Sciablo e cosa che poi abbiamo spiegato ad Alborosi, rispetto a, chiaramente già lui aveva più riferimento alle nostre parti e della base, quindi per lui è stato più semplice. E quindi l'idea è proprio questa, cioè nel ritornello ci sono 2 o 3 parole chiave che sono oro e diamanti, che rappresentano comunque un po' la ricchezza, no? Il famoso chi trova un amico trova un tesoro, un testo in questa maniera. C'è il riferimento ai migranti con la logica del siamo tutti sulla stessa barca, in questo senso, quindi siamo segnati dal tempo, siamo segnati dalle vicende, abbiamo le ferite, gli occhi pieni di lacrime, però siamo tutti sulla stessa barca e ci facciamo forza, e grazie a quella forza poi diventiamo dei giganti, cioè diventa una forza sinergica che si va sommando, e quindi il gigante rappresenta la forza dell'amicizia, appunto, che unita diventa appunto più grossa. Sapere di poter guardare avanti con la sicurezza che c'è qualcuno che ti guarda alle spalle, questo per me, comunque, per vivere in questa giungla che è la vita. Esatto. Sì, il fatto, intanto, noi siamo molto amici, ma siamo anche pseudoparenti, nel senso, all'interno della band c'è una componente familiare molto forte. Per forza di cose, 2 di noi sono fratelli gemelli, quindi su 4 cantanti 2 sono fratelli gemelli. E già. Gli altri sono cioè, esatto, già, quanto dire, cioè, si conoscono da prima di nascere, no? E gli altri 2 sono gemelli acquisiti, e si crea proprio una dinamica, anche perché quando poi fai questo mestiere, no, e dividi il tempo in maniera un po' estrema, perché sei in tour, sei tutto il tempo in macchina insieme, in albergo insieme, sul palco insieme, sotto il palco insieme, a scrivere le canzoni insieme, in sala prove insieme, si instaura quella, cioè, sai pure il rumore della masticazione dell'altro, non so come spiegarlo meglio, cioè, ed è come un parente a tutti gli effetti, per cui quando succede qualcosa, tipo una discussione, è una discussione accesissima, però con diciamo, la sicurezza che l'indomani siamo comunque parenti, è come se non ci fossimo scelti, ma siamo noi, appunto. E questa cosa per noi è fondamentale, perché intanto è, diciamo, la colonna portante del gruppo, e non è retorica, perché comunque è facile a dirsi questa cosa, però è reale. Noi ci siamo sempre detti sin dall'inizio che qualsiasi cosa succeda dobbiamo mettere in primo piano e preservare la nostra amicizia, è più importante di Shakalab stesso, della musica stessa, del nostro lavoro, perché tanto di fame non si muore, qua è pieno di campagne. Male che vada, mi coltivo 4 zucchine e vado tranquillo. L'importante è che... Esatto. Che le priorità rimangano sempre quelle. Non siamo assetati di fama e di soldi. Abbiamo un rapporto molto particolare con queste cose, sinceramente. Però siamo molto, centrati sull'obiettivo. Questo sì. Noi sappiamo che vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare.
abbiamo grandi aspettative rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità. Abbiamo collaborato con gli artisti di cui avevamo i poster attaccati in cameretta quando eravamo ragazzini, in questi anni. Quindi comunque è molto forte l'obiettivo, però è più forte, diciamo, la priorità del valore iniziale, che è quello che ci ha uniti. Cioè, nel momento in cui questa cosa non verrà più fuori, e quindi questa spinta iniziale del nostro quotidiano perde un po', perdiamo un po' di invettiva e perdiamo un po' di cose da dire. Al primo sentore noi molliamo tutto. No, il più grande nemico diciamo di questa attività è il non aver più un cazzo da dire, cioè proprio, si sente, cioè, dietro l'angolo c'è la caricatura di te stesso che ti aspetta lì, proprio pronta, appena tu ripeti qualcosa o capisci che la formuletta che funziona è quella e la ripeti all'infinito. C'è la caricatura di te stesso pronto a farti l'agguato. Eccomi, sono lo shakalab, quello standard, no? Sì. Diciamo che il motivo per cui non scrivevamo durante il lockdown è perché comunque ci uscivano tutti argomenti pesanti, negativi. Ci siamo sforzati a non, diciamo, a eliminare le rime con pandemia, con influenza, con l'ospedale, queste cose. Perché? Perché non c'era più nulla da dire di questo. Cioè, sì, se ne può parlare, ma ripetere un po' a memoria le cose che si sono sentite. In questo momento, tipo, secondo me, non è il momento giusto di parlare di questa cosa. Perché almeno in musica, cioè, i telegiornali sono pieni, le televisioni sono piene, la strada è piena di questo argomento. Mi sembrava proprio pesante rimarcare queste cose. Anche come atmosfera, cioè siamo usciti dopo mesi di stare chiusi così, andare a cantare su questa cosa ci sembrava proprio pesante e fine a se stesso. È chiaro che la musica è sempre specchio della contemporaneità, del periodo che si vive, però in questo periodo per noi la comunicazione doveva andare verso messaggi positivi, messaggi appunto come quello dell'amicizia, come quello del divertimento. All'interno del disco non ti nego che ci sarà un momento di riflessione, per forza di cose. Comunque, la black music ci insegna che comunque la musica è un gran veicolo di intrattenimento, di piacere, di convivialità, ma anche di messaggio, quindi ci deve essere. In qualche pezzo ci parliamo un po' della società in generale, di come un po' il mondo è impreparato rispetto a cose come quelle che sono successe, ma per forza di cose, chi se l'aspettava una pandemia mondiale? E poi, comunque, noi abbiamo sempre avuto questa componente più seriosa di argomenti sociopolitici, tra virgolette, cercando di essere più oggettivi possibile, senza farci prendere troppo dalla rabbia, ecco, da alcune cose, però sì, sicuramente ci sarà, come in questo caso, Giganti che parla di amicizia, ma anche divertimento, ma anche un po' critica sociale rispetto a quello che abbiamo visto un po' che è stata la reazione da parte di alcune persone. E poi anche il fatto che paradossalmente nell'era dell'informazione si crea polarizzazione fondamentalmente, quindi chiunque ha la sua verità in pugno, su quattro persone, quattro hanno un'idea diversa. Ed è lì che poi si arriva a un concetto tipo simile alla teoria della fisica quantistica, cioè che la verità non esiste, che la realtà è un'illusione, no? Perché dipende dalla fonte che c'hai, dipende da come sei polarizzato tu in quel momento rispetto anche all'informazione, di come ti arriva, di come è la tua capacità di elaborare questa informazione e ti fai la tua idea. Quindi un po' volevamo marcare anche questo discorso, che è il nostro punto di vista, ma anche all'interno della band ci possono essere quattro punti di vista diversi. Quindi anche nei dischi passati è successo questo. Nel modo di sviluppare una canzone, in realtà, c'avevi quattro punti di vista, perché siamo quattro persone diverse. Siamo un'unica entità, comunque un'entità formata da quattro individui. No, gli stracci devono volare per forza, cioè sarebbe strano il contrario.
Anzi, non vedo l'ora di farli volare di nuovo la prossima volta, perché è lì che non sono poi le discussioni, il brainstorming, no? Cioè, i brainstorming sono, secondo me, sono, devono essere dei momenti estremi, che possono essere il cazzeggio estremo quando si è in tour e quindi si iniziano a sparare proprio le stronzate così gratis. Oppure è il momento in cui ci si scontra, perché è lì che poi si crea la scintilla, no? Si può chiedere che si scontra. Ed è interessante questa cosa. Tanto è tanti anni che stiamo insieme, ti ripeto, non ne va di mezzo l'amicizia, semplicemente ne va. Andiamo smussando le nostre idee e creiamo sinergia artistica, quindi poi escono i temi, escono le varie. È chiaro, siamo quattro persone diverse, ci togliamo diversi anni. Io con i gemelli ci togliamo poco tempo, però con Giamento pochi anni, però Giamento per esempio è 20 anni, 25 anni. È chiaro, veniamo da periodi storici diversi, ci facciamo idee diverse rispetto a quello che succede. L'unica cosa è trovare il modo, non solo musicale, ma anche letterario, appunto, di trovare una soluzione comune. Se no può succedere che esce una canzone magari a compartimenti stanchi in cui il tema è quello, però io penso questo nella mia strofa, penso questo, e tu invece la vedi in un'altra maniera, che ben venga. Allora, il pezzo Viene Natale, giusto per parlarne così, è tirato fuori, per noi è stata una scommessa, cioè una sfida. Non una scommessa, una sfida, perché veramente è distante dal nostro modo di scrivere i pezzi, è distante dalla nostra atmosfera musicale, però è un pezzo in cui ci sono artisti che noi rispettiamo da morire, te li posso elencare, ma quasi tutti, nel senso tutti quelli che sono lì dentro, per noi è stato un piacere. E poi il discorso che comunque era per una cosa di beneficenza, quindi non ce la siamo fatti due volte, eravamo già in studio a registrare, quindi al volo proprio. È chiaro, poi c'è anche una componente molto bella di tipo mia madre che mi vede nello stesso frame con Fiorello, si vede benissimo, cioè, senso, certo. È una di quelle occasioni tipo ufficiali in cui inorgoglisci i tuoi genitori, ecco. Guarda, l'anno scorso abbiamo suonato a New York, hai capito, tuo figlio sta suonando a New York, cioè già basterebbe quello, no? Però ci è venuto a trovare dopo il DJ set, ci è venuto a trovare Fausto Leali, che stava a New York in quel periodo, ed è stata la notizia più bella per me, cioè di tutta l'esperienza di New York la cosa più bella è che mi è venuto a trovare Fausto Leali dopo il DJ set. Capito, New York è relativo, se ti veniva a trovare, non lo so, a Canicattì era uguale, e questo è il senso. Considera, sì, che questa cosa della Sicilia è bella, perché ci sono tantissimi artisti, tutti quelli che stanno nel pezzo, ma tantissimi altri, non coinvolti. C'è un movimento però molto interessante in Sicilia, città come Palermo, ma anche la provincia, i paesini della provincia di Trapani per esempio hanno delle realtà musicali bellissime, incredibili, però è chiaro che sono delle realtà rispetto a quello che è il movimento ufficiale, diciamo, italiano, sono delle realtà periferiche, però io lo dico da palermitano, quindi da, diciamo, uno che viene dal capoluogo della regione. La musica più interessante l'ho trovata nelle province, in paesini dove veramente l'unica cosa che manca è la visione di dove si può arrivare, perché sono abbastanza disincantati. Però ci sono dei musicisti pazzeschi, perché hanno... Guarda, o lavorano in campagna, o si drogano, o suonano. E chi suona diventa un musicista fortissimo, perché lo fa con una dedizione pazzesca, si incontrano, cioè comunque c'è una convivialità di altri tempi, si incontrano nelle case, nelle campagne e suonano, e ci sono musicisti veramente validi, e secondo me uscirà poco a poco, vedi, con questo esempio del pezzo con Giuseppe Anastasi e gli altri. Ma anche in altre occasioni si è visto proprio che è una macchina che si va muovendo, è un cuore che va pulsando, quindi prima o poi esce. Come dici tu, ci sono delle realtà che usciranno anche attraverso dei festival dedicati proprio alla musica che viene dalla Sicilia. Sono rimasto senza parole quest'anno, perché ho perso un sacco di amici, ho visto un sacco di gente che si è presa male. Sinceramente vorrei
ognuno di noi avesse il tempo e la possibilità di riflettere sulla propria esistenza e dare più significato a questa, senza perdere di vista i valori fondamentali. E il fatto che comunque la vita è un percorso velocissimo, è una possibilità, è un one shot, no? E quindi onorarla ogni giorno fin quando possibile, senza farsi prendere dalle stronzate che girano attorno alla vita stessa. Quindi è quello. Secondo me ognuno di noi dovrebbe ritagliarsi un periodo e uno spazio, quindi uno spazio-tempo, che la vita è quella, non è una cosa infinita, incastrata in uno spazio-tempo, in cui si deve dedicare a se stesso, individualmente, e cercare la propria strada, per evitare in periodi come questo di farsi sopraffare dalle negatività. Ecco, che poi lì diventa una sorta di buco nero che ti acchiappa del tutto.